positivi, questi soggetti positivi, diventino, contagino il contesto che c'è intorno. E le operazioni che sono state fatte negli ultimi anni di portare le università in periferia, pensiamo a quello che è successo a San Giovanni con il polo tecnologico, adesso a Scampia con la facoltà di medicina, quello che succederà all'ex arsenale con l'Artenope, una serie di interventi del genere hanno sicuramente contribuito enormemente a modificare. Eccoci di nuovo in diretta, spettatori di Nano TV, siamo live dalla prefettura di Napoli, c'è un convegno Napoli risponde al disagio sociale organizzato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari. Al tavolo, come avete visto, c'è il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il governatore di Lucca, il sindaco Manfredi e le tante autorità. Andiamo a sentire un estratto, poi ve ne daremo conto nelle nostre rubriche. La musica, il teatro, lo sport, tutte queste azioni stanno dando dei risultati positivi. È chiaro che c'è ancora una strada lunga da fare, però le esperienze che sono state messe in campo sono sicuramente esperienze positive. Adesso la domanda che noi ci dobbiamo porre è come fare in modo che queste esperienze siano realmente trasformative, quindi siano ampie, durino nel tempo e coinvolgano più persone possibili. È uno sforzo importante, però credo che con la cooperazione e la coesione istituzionale e un forte coraggio nel cambiamento e, ripeto, il forte coinvolgimento delle comunità, noi sicuramente riusciremo a creare cambiamenti importanti come quelli che stanno avvenendo nella nostra città. Grazie. Grazie, signor sindaco. Proprio nel solco delle sue attestazioni, disuguaglianze, diversità, differenziazioni territoriali e quant'altro, noi abbiamo chiamato il rappresentante regionale scolastico, il professor Acerra, proprio per fare un focus sulla scuola di qualità per superare i divari territoriali. E noi lo avvertiamo tutti i giorni, ma non solo territoriali come comunità diverse, ma, come diceva il sindaco, all'interno anche dei quartieri. Questo credo che sia la scommessa e la sfida. Prego, professor Acerra. Buonasera a tutti, scusatemi per la voce perché anch'io sono un po' reduce da una sindrome influenzale, insomma, quindi non ho proprio una voce piacevolissima, ma mi scuserete, insomma. Prima di tutto ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto, il Ministro, il Presidente della Regione e il Sindaco Manfredi per avermi, insomma, invitato a questo importantissimo evento, perché anch'io sono convinto che solo con il confronto tra le diverse istituzioni, con l'alleanza tra le diverse istituzioni, possa essere affrontato e risolto il problema dei divari e nell'ambito di una situazione sociale, economica, indubbiamente complessa, che però dà dei segnali di miglioramento, insomma. Quindi inserendomi anch'io nel solco dell'intervento del sindaco Manfredi, volevo affrontare dal punto di vista soprattutto del sistema educativo di istruzione e formazione la questione dei divari territoriali e soprattutto degli strumenti che noi vogliamo mettere in campo, che abbiamo già messo in campo e vogliamo continuare ad utilizzare per superare questi divari. Il concetto di divario territoriale è molto ampio, attiene a diversi ambiti, sociale, culturale, occupazionale, ma soprattutto educativo e formativo. Per concentrare l'interesse sul sistema educativo di istruzione e formazione, la scuola campana si confronta per meglio comprendere l'entità del fenomeno e gli strumenti necessari per affrontarlo. Anche perché è assolutamente evidente che l'allontanamento dalla scuola o il fenomeno delle frequenze irregolari e discontinue costituiscono il più importante fattore di rischio per la devianza giovanile. Per quanto concerne l'aspetto diagnostico, cioè di fotografare la situazione, ormai da più di 2 anni l'Ufficio Scolastico Regionale promuove una serie di monitoraggi su dispersione, abbandono e risultati scolastici.
queste indagini effettuate con il fondamentale contributo. Bene, concludiamo per ora dalla prefettura, ve ne daremo conto, come detto, nei nostri servizi. Il convegno prevede ovviamente l'intervento del ministro, del governatore e di tutti gli altri relatori. Napoli viene incontro al disagio sociale. Per ora concludo dalla prefettura, Paolo Fusco per Nano TV. Io mi propongo di, se lei lo ritiene, di farmi da, essendo anche un ministro che prima ancora è un cittadino di questa regione, di rendermi interprete di qualsiasi possibilità di come dire, mediazione, di collegamento col governo centrale, con chi al governo centrale se ne occupa. Magari lo facciamo concordato, non è che se lei presenta sotto al Viminale o vuole venire al Viminale quando lei sa che io sto a Palermo in un'udienza pubblica a rendere una testimonianza in un dibattimento pubblico e dopodiché dice che Piantedosi se ne è disinteressato, insomma, dell'invito che lei gli faceva ad essere ricevuto. Magari lo concordiamo, no? Se lo concordiamo si fa così solitamente. Anche perché veda, caro Presidente, la gestione dell'ordine pubblico davanti dei palazzi di governo si fa con gli stessi criteri che lei invoca quando ci sono le manifestazioni sotto la regione Campania, di cui più volte ha fatto rappresentazione alle autorità di pubblica sicurezza e anche all'autorità nazionale di pubblica sicurezza. Quindi i palazzi delle istituzioni sono sicuramente dei palazzi trasparenti che devono essere aperti, ma insomma si usa la cortesia di concordare quando bisogna essere ricevuti, non è che ci si presenta e si mette in difficoltà anche chi lavora per preservare la cornice di sicurezza di quei palazzi. Allora, su questo capiamoci, i ministeri e il Presidente del Consiglio era informato da una settimana, quando arrivano 550 sindaci di una manifestazione a Santi Apostoli, quando arrivano 550 sindaci hanno il diritto di camminare in un paese democratico. Va bene. Quando per due ore, Presidente, conoscendola per quella che è la sua considerazione della gestione dell'accesso ai palazzi pubblici, le suggerisco, mi permetta, con l'amicizia che ci contraddistingue, di evitare di affermare queste cose, perché sennò ci sarà qualche sindaco in campagna che si presenterà sotto la regione e io poi vorrò proprio vedere qual sarà la sua opinione in merito. Ma comunque. I sindaci possono entrare. Va bene, va bene, infatti. Solo i delinquenti. Va bene. Va bene, beh, vabbè. L'autonomia differenziata, che le devo dire? Anche questo è un mantra, io capisco, stiamo in campagna elettorale, ovviamente dire che è un progetto contro il Sud, secondo me, lo dico da meridionale, è ingiusto, poi lo si può condividere o meno. Io credo, basta leggerlo, poi lo si può condividere o meno, figuriamoci, per uno che è vissuto per 35 anni in un'amministrazione che è rappresentativa dello Stato centrale, figuriamoci la considerazione su tutte quelle che sono le spinte autonomistiche, però è la concretizzazione, la realizzazione di una norma costituzionale che fu approvata una ventina di anni fa da parti politiche a cui questo governo non apparteneva, e quindi voglio dire, non ci vedo tutto questo disegno eversivo, e quindi... Per carità, io credo, dal punto di vista della logica meridionale e meridionalistica, che scommettere sulla capacità del Sud di selezionare le proprie classi dirigenti in maniera più impegnativa, piuttosto che andare sempre al carro di quello che è il vento del Nord, credo che sia una sfida che il Sud ha tutti i requisiti per poter accertare. Del resto credo che tra i federalisti e gli autonomisti ci sono stati illustri meridionalisti come Don Luigi Sturzo, quindi voglio dire, non è che adesso solo il vento del Nord oppressivo, opprimente e in qualche modo contrario alle ragioni del Sud. Poi si può discutere o meno, tutto è legittimo che possa essere discusso. E vabbè, e basta, e queste sono le cose sulle quali io non potevo non dire qualche cosa, perché appunto ho voluto non essere da meno di lei, lo so che lei non condivide, ma le posso garantire che anche le cose che lei ha detto, per quanto mi riguarda, non sono in gran parte condivisibili. E ecco, vengo alla parte liturgica. Io mi compiaccio di questo impegno del prefetto di Napoli, al contrario, insomma, di porre in essere questo tipo di iniziative che in qualche modo affermano una componente molto importante del Ministero dell'Interno, di quella di essere Ministero dell'Interno e delle sue articolazioni periferiche, dei prefetti soprattutto, di essere attori di quella che è l'affermazione della coesione sociale e dei diritti civili delle persone. Troppo spesso si tende a immaginare che quello che ruota intorno all'attività delle prefetture, delle autorità provinciali, autorità nazionali di pubblica sicurezza, sia caratterizzato di un'attività che, così come primo richiamo, possa essere individuato in un'attività di polizia, cioè un ripristino della legalità attraverso la contrapposizione della dura, fredda mano della legge rispetto a quelle che sono le lesioni dell'ordinamento. In realtà non è così.
Segnalo che la stessa definizione di ordine pubblico, secondo la nostra previsione costituzionale, significa quel complesso di beni giuridici ed interessi pubblici primari su cui si regge l'ordinata e civile convivenza. E quindi la coesione sociale e il riconoscimento e l'affermazione e la promozione dei diritti civili sono la precondizione della legalità. I prefetti su questo hanno una solida esperienza, una solida professionalità. Credo che in alcuni periodi, a parte in quello che è l'azione quotidiana, in alcuni periodi, in alcuni frangenti che sono stati di recente proposti dalla cronaca e dalla storia, questo si sia visto in maniera molto evidente. Voglio citare il periodo della crisi pandemica, dove, lo possiamo dire, insieme a quella che è l'amministrazione per la sanità, quella che è l'amministrazione di pubblica sicurezza, è stata quella principalmente sollecitata, insomma, nel difficile compito, in un momento così difficile, di assicurare la ricerca e la fermata. Nulla. Ho fatto cenno a De Santis, potrei fare cenno a Gobetti e Gramsci, che sono... Ne abbiamo fatto oggetto, io questo lo voglio dire, perché molto spesso qualcuno ha teso a dire che è una sorta di fissazione maniacale del governo su Caivano. Ringrazio, c'erano prima in platea sia il commissario straordinario al Comune di Caivano, il commissario siciliano e tutti coloro i quali si...